ho avuto una fortissima fitta al polmone destro e sono rimasta immobile senza più respirare. Avevo sempre mal di schiena, andato dal dottore, perciò mi ha detto ma un colpo di freddo, poi dato che non passava siamo andati avanti, il mesotelioma pleurico. Ci sono malattie che nemmeno la speranza riesce a fasciare. Il mesotelioma è così, implacabile, il conto dell'amianto presentato a freddo dopo decenni. Bruna e Pierangelo hanno iniziato la lotta per la vita 5 anni fa. Una fitta improvvisa, gli accertamenti, la diagnosi, per entrambi un calvario. Bruno e Pierangelo sono gli unici che possono ancora parlare. La voce delle vittime nel processo Olivetti. Altri 12 ex colleghi sono morti. L'ipotesi della procura di Ivrea è che tutti si siano ammalati negli stabilimenti, operai, manutentori, semplici impiegati a contatto con le fibre, che spesso erano negli intonaci, nei controsoffitti. Bruna, 30 anni da impiegata, ricorda tutto. Ho buttato l'occhio su queste pareti e ho visto che c'erano delle cosine che si muovevano. Io tra di me ho detto, ma che strano, sono tinteggiate, sembrano tinteggiate di fresco, e cos'è questa polvere che si muove? Allora sono andata con la mano a toccare, a vedere, e poi mi ricordo che tutte le mattine quando dovevo lavorare io arrivavo, dovevo prendermi uno straccio perché c'era tutta una polvere biancastra sopra, sulla scrivania. L'amianto poi era nel talco industriale usato nelle linee di produzione. Talco alla tremolite, amianto polverizzato. Pierangelo ha lavorato una vita alla linea delle macchine da scrivere. I componenti arrivavano in bustine piene di quella polverina. Soffiavi per ripulirli, intanto respiravi. Noi le chiamavamo borotalco. Per non mettere sul rullo con tutta la polvere si scrollava un po', si poi si metteva il rullo in macchina. E questa polvere cadeva dove? Per terra, da quelle parti di vicino, ma dove lavoravamo, perché... Lei ricorda di aver mai ricevuto dall'azienda, da responsabili aziendali, informazioni sui rischi a cui poteva essere esposto, in modo particolare i rischi di amianto? No, quello assolutamente no. Per la procura Olivetti sapeva, conosceva i rischi e non fece nulla. Il talco industriale fu ritirato nel 1986, ma negli archivi è stata ritrovata una perizia del Politecnico di Torino del 1981. Richiesta dall'azienda, i risultati delle analisi sul talco, l'allarme e il pericolo scritti nero su bianco. È agevole dedurre che i due materiali in esame non debbano assolutamente per alcun motivo essere utilizzati come talco industriale se vi è la pur piccola possibilità di una relativa dispersione nell'atmosfera. Non fu così. Il processo servirà a fare chiarezza sulle responsabilità. 17 gli ex manager, amministratori e dirigenti accusati di omicidio colposo e lesioni. I nomi più noti sono quelli di Carlo e Franco De Benedetti, di Corrado Passera, di Roberto Colaninno, accusato solo di lesioni colpose. Si dicono estranei i fatti e la difesa in aula sta già giocando le sue carte. Al di là delle dinamiche processuali, fuori dalle aule c'è una città che fa i conti con le ombre nascoste del suo mito. L'esperienza industriale di Olivetti, unica nel suo genere, il lavoratore al centro, una storia che non è in discussione. Ma anche qui qualcosa non ha funzionato, lo dice quello che rimane. Lo stabilimento di San Bernardo, per esempio, alle porte della città, pieno zeppo di amianto, ancora tutto da bonificare. Qui si sarebbero ammalati in tanti, anche i casi rimasti fuori dal processo, ma solo per il momento. Lo Spresal ha raccolto diverse segnalazioni, sarebbero almeno 85. Alcune sono già confluite in due nuovi filoni di inchiesta, l'Olivetti Bis e Terra. Altre sono ancora da verificare, storie sempre uguali. Io ho avuto uno shock che non so descrivere. Ecco, la mia vita l'ho vista distrutta, persa, come se un grosso macigno mi fosse crollato addosso.